Sto ancora pensando al flop impressionante della cena di Valentino. Di Valentino, no, la mia cena. È andata malissimo, è un disastro davvero. Ma se vi racconto che cosa è successo, parlo piano, anche se abito isolata, perché comunque mio fidanzato sta dormendo, è notte fonda, è come sempre con la faccia tutta unta e bisunta, ha ragione sui miei casini. E quindi ieri sera, tutta spavalda, stavo parlando con mio fidanzato e in realtà non ci vediamo da tanto perché io sono stata a Firenze per parecchio tempo da sola, isolata, e quindi era un'occasione per andare fuori e mangiare qualcosa assieme, come, un po' come i vecchi tempi, però con una Mary pulita dai casini. E l'avevo fatto a Natale in tranquillità, quindi ho detto sarò in grado di farlo di nuovo, sempre in tranquillità. E quindi il giorno prima abbiamo un po' discusso, sì, si può andare, sì, no, andiamo, anche se ci rompe un po' le scatole andare durante le occasioni ufficiali di festività o altro, perché ti rifilano sempre quei menù turistici, c'è tanta gente, però. Con questa scusa, visto che volevamo stare un po' a fare un po' un tête-à-tête forse tra me e lui, e lui mi ha detto che andava però prima se poteva in palestra, perché ci tiene anche lui al suo fisico, non è ossessivo come me, però comunque è uno che quando mette su quei 2 chili sulla panza io glielo posso anche far notare spesso e volentieri. E mi ha detto, vabbè, però andiamo verso le 9, così vado in palestra. Cosa succede? Oggi, ormai è ieri, perché adesso è notte fonda. Ieri mi sono svegliata molto tardi, quindi ho pranzato anche molto tardi. Questo perché la notte prima sono rimasta alzata a fare così delle ricerche su internet. Io di notte amo stare da sola perché si spegne il telefono, nel senso che non ricevo messaggi, non ricevo notifiche, mi pacifica molto l'animo e mi aiuta a stare sana di mente, quel che è rimasto della mia sanità mentale. Sono andata a letto molto tardi, mi sono svegliata anche tardi e ho deciso di fare un pranzo light in vista di questa cena di San Valentino. E quindi mi sono fatta questa zuppa toscana, una porzione, non una porzione piccolissima e neanche una porzione enorme. L'ho postata su uno short, adesso vedo se riesco a sistemarvelo qua in forma di scheda, così gli date un'occhiata. Dicendo che io faccio adesso ogni tanto faccio 3 volte a settimana il digiuno intermittente, con gli orari ci sto senza fare restrizioni caloriche. Ho annunciato che facevo all'interno di questo protocollo 16-8, mangiavo la mia zuppa toscana e la sera andavo a cena tranquillamente col mio fidanzato alla cena di San Valentino e mangio questa zuppa. E dopo 2 ore, credo, decido di mangiare, bere di solito shake proteico che mi faccio, ma non dico tutti i giorni, ma quando sono qua in Veneto lo faccio spesso col latte alla soia perché è uno spezzafame molto buono, che regola anche la fame nervosa, nel senso che mi tiene sazia, lo faccio doppio, usando lo shaker per il latte. Insomma, ad un certo punto, dura verso le 6 di sera, ho cominciato a sentire lo stomaco che mi pareva di impazzire, gonfio. Addirittura ho fatto una foto per Instagram con la mia pancia piatta, ma ho fatto fatica a tenerla dentro, tirarla in dentro e quasi soffocarmi perché avevo una panza che era qualcosa di. Questa zuppa di legumi mi ha. E ho cominciato davvero a sentire quella sensazione assurda che avevo nei miei giorni peggiori, veramente dei miei casini vecchi. E
e fossi stata la me vecchia di qualche anno fa, sarebbe andato tutto quanto svuotato immediatamente perché la sensazione era intollerabile. Non so se sia psicosomatica, non mi prende quasi mai, e anche prodotta comunque da quello che avevo mangiato, perché i legumi sono terrificanti, solo che tutti insieme così. Qualche iscritto ogni tanto mi scrive sotto i video: io mangio tanti legumi, non so, cioè, in realtà danno una sensazione di pienezza, ma di gonfiore. E io sapevo nella mia mente, razionalmente, che comunque si trattava di una cosa momentanea, perché i legumi fanno così, ti gonfiano molto, dopo un po', comunque non avendo, ma tante, non era una buffata assolutamente, lungi da me, era un pasto normale, quindi ho detto, non serve neanche fare il check delle calorie, stai tranquilla, mi sono tranquillizzata. La mia parte razionale non è una parte molto sviluppata in me, sono molto irrazionale. È cresciuta negli ultimi anni, forse sono guarita per quello, perché ragiono di più sulle cose e tendo a mettere in un cassetto di più le mie emozioni, le so gestire molto meglio. Ho continuato a dirmi per, non lo so, credo mezz'ora: stai tranquilla, stai calma, non è successo niente, cioè è una zuppa del cavolo. Ero tentata di guardare le calorie, l'apporto calorico, però io evito le grammature, le metrature, misure, perché mi tiene in un posto mentale safe, mettiamola così. Quindi mi sono rifiutata di guardare. Immaginavo sulle, boh, forse 400 ogni 100 grammi, non lo so. Ma mi sono un po' pentita forse di essermi bevuta anche lo shake, perché non avevo fame quando l'ho bevuto. Insomma, avevo lo stomaco veramente. E ho cominciato a pensare: cosa faccio adesso, stasera che io ho questa cena? Io non me la sento, perché ordino questa, cosa faccio? Cosa faccio? Ordino un'insalata, faccio la figuraccia solita che vado a cena invece di prendere un piatto decente di pasta che mi piace, fatta al ristorante mi piace di solito, mi ordino l'insalatina triste. No, ma non ce la faccio neanche a mangiare l'insalata, proprio mi sentivo piena da morire, immaginando che poi lo stomaco ad un certo punto mi stava ingannando. Stava ingannando anche la mia mente e probabilmente poi si sarebbe svuotato. E mio fidanzato mi ha sorpreso con un WhatsApp, che adesso magari vi metto qui da qualche parte, in cui mi diceva addirittura che veniva a casa direttamente dal lavoro senza passare per la palestra. Che carino, ho detto, così andiamo a cena, mi ha scritto, così usciamo. E io, stronza da morire, con la panza piena, ho scritto che di andare in palestra, che saremmo usciti dopo. Lui non ha fatto obiezioni perché mi conosce e forse ha immaginato che qualcosa fosse andato storto, nel senso che quando mi rifiuto vuol dire che ho già mangiato, che sono nervosa, che un esperimento che non si doveva fare. E non ha detto niente, ma mio moroso è molto pacato, è una persona che per sopportare me è molto pacato. Insomma, è arrivato a casa, non so, 7:30 come sempre, forse 8:20, e mi ha provato a dirmi: dai che usciamo. E io gli ho detto: no, non ce la faccio, mi dispiace, ho la pancia veramente che mi sta scoppiando. Ma comunque mi sono vestita di tutto punto in ogni caso, perché ho deciso di trovarmi con la sarta metabolica, perché volevo farmi consolare, farmi consigliare. Ogni tanto mi sento debole, mi succede poche volte, però ieri è andata così. E quando siamo usciti in macchina, mio moroso guida come un delinquente, davvero, ultimamente, prima che aveva una macchinetta più contenuta, no, adesso ama fare queste esploit, non so perché, non è un narcisista come uomo assolutamente, però boh, non so, è la crisi di mezza età che ci prende. Io amo andare veloce, lui mi accontenta, che cazzo ne so. Insomma, ad un certo punto io giuro su Dio che avevo la pancia che mi scoppiava così tanto, e la guida terrificante sua di sorpasso. Ho fatto anche dei reel su Instagram, quindi si vedeva che una guida forsennata. Avevo un senso di nausea tremendo. E quando sono arrivata alla sarta metabolica mi sono fermata un pezzo fuori senza entrare, perché non ce la facevo neanche alzarmi in piedi. E lui sa che non sono una che si lamenta, e continuavo a dire: guarda, io sto male, mi viene da vomitare, davvero mi sento malissimo. Per la prima volta in vita mia, perfino ho goduto,
nel dire che il senso di nausea non era una cosa che mi ero procurata con una buffata, ma con una guida malefica come la sua. Mi ha ricordato molto i tempi in cui ero bambina. Mio padre, che per un periodo ha fatto rappresentante, mi portava certe volte via con lui in macchina perché mia mamma lavorava io da sola a casa. Mi portava via e guidava anche lui così tutto speedy, e io mi è successo più di una volta di fermarmi su bordo strada, quindi ho sempre avuto questo problema che anche quando facciamo gite in famiglia così ho dei brutti ricordi, e quindi ho avuto poi comunque forza di farmi questa foto da figaccione fake, ovviamente, perché dopo mi vedete qua con la faccia unta, quindi sono fake del momento. E dopo sono entrata dentro e ho parlato della mia disfatta totale di San Valentino, e va bene, sono stata consolata con le solite cose. Sì, ma hai fatto bene a non farti trascinare a possibili abbuffate, o no, questo non mi succede più perché ho già detto che assolutamente, piuttosto di fare una cosa del genere, mi taglio. Veramente non voglio parlare di cose brutte su YouTube perché mi cascano, però non c'è quel rischio. Ma comunque devo essere sincera, sono un po' scontenta perché non ho ancora imparato a decifrare i segnali del mio corpo, e anzi credo che certe volte sia la mia mente ancora tenda a falsarli. E perché ad un certo punto siamo tornati a casa molto tardi e a me è venuta fame, e io ho detto: ma io non ci posso credere, lo sapevo, perché tutto quello che ho mangiato durante il giorno non è neanche tanto, in vista di questa cena che non c'è stata. Mi sono preparata questa mega insalata, adesso mi metto anche lo screenshot qui, sembra piccola, in realtà è una terrina strapiena e dentro c'è formaggio, c'è parecchie cose, quindi un'insalata mista. E dopo ho mangiato anche due pacchetti di cracker. Non mi sono allenata, mi sono risposata, sono molto stanca questi giorni perché avevo la casa veramente incasinata. E ho detto: alla fine hai sbagliato, potevi uscire e prenderti tranquillamente anche un'insalata mista enorme, che cazzo ne so, e facevi la tua bella figura. E invece sono riuscita a rovinare tutto, però vabbè. Faremo una cena, spero, quando mi sentirò più forte mentalmente. Vi abbraccio, spero che capirete. Ciao!